Grandioso lo stand, grandi le emozioni e un grande ritorno molto gradito, quello di Vespa Primavera, che si conferma argomento di grande interesse per il costruttore italiano. Una Vespa che probabilmente, come quella originale del 1968, rappresenta un grande salto in avanti. Come quella di allora fu protagonista di un mondo che stava cambiando alla fine degli anni 60, anche questa riesce a portare avanti questo discorso di dinamismo, di essere vicino a chi la usa. Una Vespa che riesce a essere elegante, distintiva, ma anche molto pratica. Del resto i numeri parlano chiaro, dall'inizio di quest'anno ne sono state vendute più di 145.000 unità, con una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La storia di Vespa Primavera è nota, il debutto nel 1968 e da quel momento non si è più fermata. Naturalmente Vespa non è solo stile, ma è anche tecnologia. I motori che vengono installati, il 50, il 125, il 150, sono lo stato dell'arte della tecnologia a Piaggio, quindi motori a bassissimi consumi, bassissime emissioni, ma con delle buone prestazioni. Per l'edizione 2014 si parla di 4 motorizzazioni, 2 da 50 cm cubi, a 2 e 4 tempi e 125 e 150 tre valvole. Oggi presentiamo Primavera, che è quella che chiamiamo la piccolina, quella col body piccolo, poi c'è la GTS, che è quella con il body grande, e poi c'è la PX, che dagli anni 70 continua ad andare avanti. PX è un oggetto senza tempo, che non si adegua alle mode e che probabilmente dà la possibilità di vivere la mobilità in un modo tutto suo, e sicuramente avrà un futuro la PX. E non dimentichiamo, con scocca rigorosamente in metallo per tutte, come vuole la tradizione.